Il primo pallone è per i gialloneri. Partenza per Trupi, va su. Teggia, serve Curciarello sull'esterno, Gabriele fino in fondo. Per Santo Lazzara, passaggio per Trupi, va dentro Giovanni Trupi. Passa la palla, aperta e Cimenti da tre alzando la parabola. Fino in fondo, c'è un contatto in faccia a Trupi. A Giovanni Trupi, Trupi si gira, tira, realizzando il recupera molto molto bene la Gioiese, si pensa ancora una volta a Romano che scatena di lui, poi Ana scarico per Centofanti, ne è entrata la bomba contro tutto, contro tutto, scatena di 24, un airball, lei ha attacca Centofanti, realizza. Sull'esterno per Lorenzo Nucera, non è ancora entrato il capitano Mauro Comi, c'è bel gioco, vola in contropiede, assist per Lorenzo Nucera, gioco a due, tic tac e canestro per Giovanni Crupi che sfida Lupoi, arresto e tiro difficile, Cerello linea di fondo con intelligenza, lay up, per Giovanni Crupi, palleggia elegantemente, va dentro, Giovanni Crupi contro 15 sul cronometro, Marco Costantino, c'è discrepanza con il nostro tabellone, Curciarello per Crupi, con la bomba Giovanni Crupi, solo, salva la Crupi e si gioca, palla sull'esterno ancora per Curciarello, contro Ventra, lo circunnaviga Vazzana, extra pass per Catanoso da 3, direttamente il magic moment degli Steelers, infatti non so quanto la pausa sia stata proficua per i gialloneri, Catanoso semigancio, ancora Michelangelo prova il tiro, il layup con Gregorio per il contrattacco di Andrea Monea, bomba di Pezzimenti solo per Monea, con Domenico Bolignano, il pallomoletto ovviamente incisivo, attacca la Gioiese con Lupoi che si mette in proprio, finalmente il dover asciugare il terreno di gioco ha completamente spezzato il back psicologico e tecnico degli Steelers, che è realmente modello Billy Costa Curta per De Gregorio alla grandissima dall'altra parte, attacca Lupoi, la recupera di gran carriera Santo Mazzara, prova ad andare dentro, assist per Lucera, va dentro Lorenzo e per la Gioiese con Ciccio Russo alla battuta, 43 pari, parte Mauro fino in fondo, Mauro nuovo vantaggio cestistica Gioiese, pazzesco calcio di Mauro, la rubata di Russo, incisività clamorosa degli Steelers, Russo realizza anche di meno, battuta sotto Mazzana, Mazzana scarico per Curciarello, a tre dall'angolo, bomba! Mazzana, Costantino, gioca a tre, Crupi, ma su! Palla in po' il basso per Ciccio Russo da due, Mazzana deve trovare un tiro, scarico 140 allo scadere 24, Crupi un po' sbasso, prova a girarsi da Pip per Giovanni Crupi, svicola Giovanni Crupi, sì, 50 non è a giocare, perde vai Lupoi, Russo troppo Lupoi, bomba di Russo, Crupi a bomba, Mazzana per Crupi, va su Giovanni Crupi, la vuole vincere lui con la bomba, la vuole vincere 3 secondi, la ruba Pezzimenti, la preghiera, non tira, tira lo scadere giove, non va, ci ha provato Mauro, overtime, Russo, intanto va dentro, layup, non va, era un altro Russo, contro la cara, la bomba Ciccio, solo Cotone, voleva chiudere la partita, non c'è riuscito, attacco gli Steelers, bomba di Costantino per pareggiarla, Costantino, lo zio Fossa! Palleggio, passa la palla a Curciarello, Curciarello con la moto fino in fondo di rompente! Lo spazio si pesce, va dentro, direttamente! Il presidente Surace, realizza il primo, l'asiatico, 77-75, questo tiro libero è basilare, amici sportivi. 6 secondi, 4 punti di vantaggio Steelers.
e si sta per andare a concretizzare l'ennesimo trionfo dello sceriffo Eugenio D'Attola. È il sigillo di San Ciro Mazzano, con dedica classi a chi sapete voi, la Gioiese esce a testa altissima dalla sfida, ma il trionfo è degli Steelers, Reggio Calabria, invasione di campo, arriva anche Antonio Caccamo, tutti da Antonio Caccamo, si abbracciano anche i due lati, questa è forse la scena più bella della serata. È il tripudio Steelers Reggio Calabria. Bello l'abbraccio dei due presidenti, Calabro e Geraci, dopo un anno di sacrifici. Giovanni Centofanti è scatenato. È la festa Steelers. Bellissimo l'abbraccio tra Anna e Santi. Penso che a Londra sarà partito anche lo spumante. Tutti in campo gli Steelers. Ma permettetemi di sottolineare la grandissima annata di questa squadra qui, la cestistica gioiese, progetto giovanile, facendo giocare i giovani per 40 minuti, determinanti come Pezzimenti, come Lupoi, come Mauro, una politica che deve continuare su questa strada. Quindi complimenti al coach Peppe Polimeni, complimenti ai fratelli Antonio e Aldo Travia, perché a mio avviso sono stati l'autentica rivelazione di questo campionato.